va come un caccia bombardiere, ragazzi, è un missile spaziale, 230, 240, 250 km orari, l'abbiamo raggiunti, veramente non batti baleno. Non è un caso che i vertici Lamborghini abbiano scelto il piccolo Nürburgring per il lancio della Huracan performante, perché questa vettura, proprio sulla pista del Nürburgring, quella vera, ha ottenuto un incredibile record, 6 minuti e 52 secondi, grandi complimenti a Mapelli che l'ha ottenuto, ma anche grandi complimenti a Lamborghini che ha tirato fuori veramente un mostro da una vettura che già di per sé era davvero micidiale. Tante le modifiche e le evoluzioni apportate a questo progetto, a partire dalla zona di coda che è stata completamente modificata con l'introduzione di un nuovo sistema di scarico, lo vedete ora soffia al centro e non più di lato, con questa nuova cornice in carbonio press forged, lo vedete, è davvero molto bella come finitura, sembra un po' marmo nero, e poi il nuovo estrattore dell'aria che ricorda un po' la soluzione studiata per le vetture Huracan Super Trofeo. Quello che però è sorprendente è l'introduzione di questa ala nella zona superiore, non è un'ala tradizionale ma è Active Lamborghini Aerodynamic, che significa che qui abbiamo una valvola che può aprirsi e chiudersi sulla base dell'indicazione dell'anima, che è Adaptive Network Intelligence Management, quindi è il sistema che vigila sulla dinamica della vettura, quindi può aprire e chiudere la valvola anche in modo asimmetrico, assicurando più o meno carico appunto a quest'ala con l'aumentare o il diminuire della velocità. Cosa significa? Che la vettura può generare fino a 350 kg di carico, ma soprattutto può generare carico in modo asimmetrico, andando a creare una sorta di torque vectoring aerodinamico che permette a questo mostro di avere un ingresso in curva, ma soprattutto un mantenimento della traiettoria in curva che è davvero esemplare. Un sistema ala che ritroviamo anche nella zona anteriore, dove questo splitter ospita anche in questo caso dei sistemi attivi, c'è questa valvola che si apre e si chiude facendo passare dall'aria sotto e mandando sostanzialmente in stallo la vettura. Per quanto riguarda l'estetica, anche la zona anteriore è stata rivista appunto con l'introduzione di questo nuovo fascione paracolpi con il sistema ala integrato, rimangono invece i fari full LED nella zona superiore, come del resto rimane una forte impronta nella zona laterale, con un bellissimo design della zona superiore con la presa d'aria, lo vedete che va a raffreddare il motore, anche nella zona inferiore, poi questi cerchi che hanno l'attacco monodado con disco da 380 mm pinza, monoblocco a 6 pistoncini e sviluppo di P0 corsa appositamente studiato per questa vettura, è uno dei segreti che ha permesso di staccare questo tempo al Nürburgring, 245 30 ZR20. Andiamo a cercare il simbolo Lamborghini proprio per, eccolo qui, per farvi vedere com'è lo sviluppo di questa vettura. Bandiera tricolore nella parte bassa, finitura nera della minigonna, 305 30 la ruota posteriore, un vero mostro che collabora sia da un punto di vista meccanico che tecnico al raggiungimento di una performance davvero incredibile. Tenete conto che questo tempo è stato ottenuto anche grazie all'introduzione del nuovo motore V10 5002, 640 cavalli, 600 Nm di coppia massima. Tante le modifiche apportate al motore, non si tratta solamente di una rimappatura, ma sono state introdotte anche nuove valvole in titanio e poi un sistema di scarico che ha permesso a questo motore di girare molto meglio che in passato. Quindi è una vettura davvero molto completa, sotto ogni punto di vista bellissima in questo colore giallo, davvero molto emozionante dal vivo, e soprattutto è impressionante vedere come il rifacimento estetico soprattutto della zona posteriore abbia permesso a questa Huracan di apparire decisamente più moderna e ancora più aggressiva che in passato. Guardate le finiture davvero pazzesche, Alcantara con cucitura a contrasto e poi questa maniglia in forged composite, come troviamo anche all'esterno per quanto riguarda ala e le altre finiture, anche qui forged composite per le bocchette dell'aria, stesso materiale anche per le leve del cambio che sono fisse sul piantone dello sterzo. I sedili, anche questi sono rifiniti in Alcantara, vantano la stessa Y che ritroviamo anche nei fari a LED, poi c'è il logo Lamborghini stampato nella parte alta. Questo non è il sedile più sportivo, ma invece è quello più confortevole. Andiamo a salire a bordo, vi faccio vedere come è fatta dentro. Sviluppo orizzontale, innanzitutto vado ad avviare il motore. Mamma mia, questo V10 suona in modo incredibile. Allora, vi faccio vedere come è fatta la vettura, perché ha un interno davvero molto bello, molto sportivo, ha questo sviluppo orizzontale, finitura con cucitura a contrasto e poi tantissimi tasti all'interno di questa plancia che è sempre fatta in fibra di carbonio, dove all'interno del quale troviamo tutti i comandi del climatizzatore e poi tutti quelli che vanno a comandare vari aspetti della vettura, tra cui anche il lift della zona anteriore, gli alzacristalli, eccetera eccetera. Davvero molto ben fatta questa vettura come interno, è anche abbastanza spaziosa. Mi piace molto il volante come è fatto, perché al suo interno ospita tutti i comandi del sistema multimediale, ma anche
quelli del sistema Anima, che va a vigilare sulla performance della vettura, performance che appunto in corsa emerge in tutta la sua forza e vi permette di assicurare delle velocità davvero incredibili. Ma non vedo l'ora di farvi vedere come va, quindi scendete in pista con me e andiamo a divertirci. Ok, scendiamo in pista qui a Imola con la nostra Huracan performante. Si tratta di una macchina notevolmente evoluta rispetto all'Huracan standard, va come un caccia bombardiere, ragazzi, è un missile spaziale, 230, 240, 250 km orari, l'abbiamo raggiunti veramente in un battibaleno. Stiamo aggredendo, stiamo mordendo la coda di questa Huracan standard che sta cercando di tutto per tenerci dietro, perché qui si va forte con questa Huracan performante, è tanto più veloce rispetto alla Huracan standard, ci sono 30 cavalli in più, ma soprattutto c'è questo sistema che lavora insieme all'Adaptive Network Intelligence Management, che è sostanzialmente l'Anima, che è questo sistema aerodinamico, l'ala che collabora appunto con l'Anima per rendere questa Huracan performante molto più veloce rispetto alla standard. Andiamo a mettere giù tutto, andiamo a farla partire, bellissima. Ha una facilità di guida incredibile questa macchina e soprattutto è molto armonica nel tirare fuori la performance, ha un bello sterzo, ha una bella trazione integrale prima e dietro e poi davanti, ovviamente si fa sentire davvero tanto anche in questo caso l'effetto dell'ala, perché le curve si percorrono a una velocità cosmica, ma soprattutto si arriva a puntare la corda in un modo decisamente più rapido rispetto a quello che può fare la Huracan standard. È veramente in difficoltà ovviamente per tenerci dietro, perché questa macchina va decisamente più forte. Il pianto frenante davanti, freni carboceramici da 380 mm, tanta roba. Mamma, guarda come riaccelera fuori dalla curva, guarda come ci mangiamo, pazzesco. C'è una differenza prestazionale tra questa Huracan e quell'altra che è incredibile, veramente una macchina pazzesca. Pianto frenante assurdo e soprattutto devo dire che non bisogna fare tantissimo sforzo, anche se poi ha davvero un feeling da corsa per quanto riguarda la performance. Andiamo ad accelerare forte fuori da questa curva, andiamo a riallinearci dietro al nostro pilota, andiamo a inserirci al tamburello, vai. Bellissima, una macchina che trovo davvero facile da guidare, ma allo stesso tempo estremamente veloce. E poi diventa da uomini veri nel momento in cui volete andare davvero forte, 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 perché qui ne avete da vedere. Bella parte, anche molto progressiva, molto regolare, ha una capacità di mettere a terra la potenza davvero pazzesca, appunto grazie alla collaborazione che hanno il sistema Anima con il nuovo sistema ALA, permette a questa Lamborghini Huracan performante di godere di performance davvero eccezionali. Andiamo a raffreddare, andiamo a trarre qualche conclusione. Trovo che questa Huracan performante sia notevolmente più veloce rispetto alla Huracan standard, ma allo stesso tempo mantiene inalterate tutte le caratteristiche di facilità che sono tipiche della Huracan, dettate dalla presenza della trazione integrale che permette di scaricare a terra tutta la potenza molto velocemente, uno sterzo che forse è un po' rapido solamente alle basse velocità, ma poi diventa bello pastoso, diventa molto anche intuitivo, e da questo punto di vista questa vettura dimostra di essere molto più leggera apparentemente rispetto ai suoi 1450 kg, che comunque è poco per una vettura di questo genere con il motore 10 cilindri, ma comunque dimostra di essere molto più leggera del suo peso nei cambi di direzione. E oggi attraverso lo stallo dell'ala sia davanti che dietro si ha questo miglioramento nel raggiungimento della velocità massima, si raggiungono velocità warp in pochissimo spazio, quindi davvero macchina incredibile, grande soddisfazione di guida, una vettura sicuramente
sicuramente dedicata ad un pubblico che cerca altissime performance, è sicuramente una delle vetture di questa categoria più performanti al mondo oggi sul mercato, e allo stesso tempo però è anche in grado, attraverso le sue sospensioni a controllo elettronico e appunto anche sistemi con la trazione integrale e altri sistemi che ve le permettono di essere molto facile da guidare, molto intuitiva, anche di essere una vettura confortevole da utilizzare tutti i giorni. Solamente l'accesso a bordo ovviamente è un po' limitato, ma questo insomma è un po' tipico di tutte le supercar. Davvero complimenti alla Lamborghini, perché ha fatto una macchina assurda come prestazione e anche come estetica, devo dire che è veramente bellissima. Mamma, come va questa macchina? Complimenti, avete fatto un lavoro eccezionale. Eh beh, è quello che volevamo fare, a 360 dare il massimo che si poteva usando tutto quello che c'era a disposizione. È veramente migliorata a 360 gradi, ho usato la parola giusta, perché si inserisce in curva molto più velocemente, ha molta più stabilità a centro curva, si usa meno angolo di sterzo. Terzo, corretto. E questa è una cosa veramente incredibile, e soprattutto si sente che ha molto più carico rispetto alla versione standard. Quello che mi ha impressionato è che, partendo a metà rettilineo, praticamente quasi da fermi a 120 all'ora, si arriva in fondo a 260-270, quindi quasi velocità da GT3, che invece vanno tutto in rettilineo in pieno, pazzesco. Certamente, beh, il motore, abbiamo aumentato la coppia su tutti i regimi di giri, questo ci permette di andare su di giri velocemente, di arrivare a erogare tutta la potenza che c'è a disposizione, che è tantissima. Davvero incredibile, il sistema ala praticamente all'alta velocità stalla e praticamente il carico aerodinamico sparisce, il drag diventa bassissimo, quindi assicura appunto a questa vettura di filare come il vento nel momento in cui andiamo alle alte velocità, per invece avere tantissimo carico quando andiamo a girare lo sterzo. E il sistema anima inizia a far lavorare anche il sistema ala, e questo assicura appunto a questa Huracan performante questa agilità e soprattutto questa velocità nel percorrere le curve. Complimenti, davvero un lavoro eccezionale, bravissimi, ogni volta vi superate, non oso immaginare cosa farete con le prossime. Beh, ma il mio team, il team di ricerca e sviluppo, sta lavorando per le prossime, perché è chiaro che dobbiamo continuare a sorprendere, il motivo per cui esiste Lamborghini. E la prossima sarà un SUV che si annuncia anche davvero molto performante anche esso. Sicuramente deve essere Lamborghini al 100%, deve avere il nostro DNA e quindi essere in grado di fare quello che la performante fa oggi in pista. Grande, aspettiamo la Urus con grande attenzione. Grazie mille davvero. Ciao, grazie a te. Eccoci qui, prova terminata, purtroppo 190.000 euro più IVA il prezzo di listino, non li ho, se no ve la comprerei subito, ve l'assicuro. Questa Lamborghini Huracan impressionante, performante, è qualcosa di davvero incredibile, gira fortissimo al ring, ma allo stesso tempo assicura una confidenza nel momento in cui andate a guidarla in pista davvero incredibile. Anche su strada è una vettura che si è dimostrata relativamente comoda, e questo permette di pensare a questa Huracan anche per qualcosa in più, oltre al classico giro sabato domenicale. Ecco, di certo non ha il comfort di una normale berlina. Per quello probabilmente, se avete dei soldi da spendere in automobili, potreste pensare alla Urus che arriverà prossimamente, ma insomma rimane una vettura davvero molto esclusiva per quanto riguarda il look, ma anche per quanto riguarda le performance inarrivabili per le concorrenti, non solo dello stesso segmento. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook e naturalmente su automoto.it. Ciao!